Poter parlare di un film bhutanese fa un certo effetto, di sicuro riempie la bocca. E quindi in questa chiacchierata su Lunana tenterò di spiegarvi se valga la pena di vederlo o no, quali siano le sue qualità e i suoi difetti e fare qualche previsione sul come si è arrivato agli Oscar e come si potrà comportare nella serata della premiazione, tentando il più possibile di uscire dalla cornice ideologica e narrativa delle cinematografie lontane dalle nostre consuetudini a cui non siamo abituati. Anche se poi sfuggire completamente a questo discorso è abbastanza difficile e vedremo perché in questa video recensione. Subito dopo la sigla. Ovviamente non si può prescindere dal raccontare un po' come questo Lunana sia arrivato agli Oscar, anche perché è una storia particolarmente interessante. Non è che noi ci si sia proprio distratti, si sia persi un'incredibile cinematografia. In effetti è soltanto la seconda volta che il Bhutan riesce a mandare una propria submission, cioè una propria candidatura della propria nazione per la corsa all'Oscar miglior film internazionale. E è la seconda volta gli è andata bene ed è riuscita a conquistare una storica nomination. Tra l'altro, seconda volta che è passata tra varie fasi di candidatura in varie annate perché hanno avuto alcuni problemi con la commissione giudicante che seleziona il film del paese, perché decidere quale film mandare ogni anno agli Oscar come rappresentante della propria nazione richiede un certo lavorio. Magari ne parleremo un'altra volta. Com'è come non è, il Bhutan ha mandato questo Lunana. E è già interessante partire dal titolo e da come questo film si è realizzato. Lunana è un villaggio, come dice uno dei sottotitoli internazionali che è stato appiccicato a questo film per spiegarlo un po' meglio, un villaggio ai confini del mondo. Un villaggio in cui c'è una scuola a cui deve arrivare il professore protagonista di questo film. Questa scuola viene definita la scuola più isolata del mondo. Uno dice, vabbè, che esagerazione. E poi, vedendo quanto tempo ci mette questo giovane insegnante, maestro, un po' svogliato ad arrivarci, dice, beh, però tutto sommato, perché bisogna lasciare la capitale del Bhutan, prendere un autobus che viaggia di giorno e di notte per tante ore e arrivare a un piccolo villaggetto dove già l'elettricità arriva e non arriva. Poi prendere su con due volenterosi abitanti di Lunana e fare un sentiero tutto in salita per 6 giorni. Dopo il primo giorno c'è una casetta in cui qualcuno ti ospita, ti offre la cena, ti fa dormire sotto un tetto e poi invece no, è tutta tenda di notte sotto le stelle o sotto l'acqua se piove e poi pian piano camminando camminando si arriva a Lunana, dove gli abitanti vivono in una condizione che è sicuramente diversa anche da quella degli abitanti della capitale del Bhutan. E proprio da qui viene il protagonista della storia, che è questo insegnante che è piuttosto svogliato, nel senso che noi non lo vediamo mai all'opera durante i suoi anni di insegnamento nella capitale, però non sente che è la sua vocazione. A lui piace molto cantare e ha il mito, il sogno, interpretatelo un po' voi come volete, dell'Australia. Lui vorrebbe menare le tolle, andarsi dal Bhutan e andare a lavorare in Australia. Il problema è che uscire dal Bhutan non è semplicissimo, soprattutto se c'è bisogno di un visto appunto per andare in un paese straniero. E lui viene considerato sia dai suoi amici sia dalla sua nonna, che è un personaggio molto divertente, però anche che abbandoniamo quasi subito nel film, un po' un ingrato, perché lui ha il classico posto fisso, tanto agognato da Checco Zalone, ma è pronto a buttarlo via per andare all'avventura e non è particolarmente entusiasta di lavorare per il re del Bhutan in quanto maestro di istruzione. E sul re del Bhutan mettiamo un asterisco e ci torniamo dopo. Insomma, va al provveditorato, lui deve ancora, diciamo, per il termine del suo mandato fare ancora un tot di mesi da insegnante e il provveditorato, percependo il suo malcontento, pensa bene di mandarlo nella scuola, perdonate il termine, ma qui è veramente un tecnicismo, più inculata dell'intero paese, se non dell'intero mondo, a Lunana. Lui per una serie di motivi, insomma, è un po' costretto, tra l'altro il visto non c'è ancora e quindi prende e va a Lunana. Non è esattamente pieno di entusiasmo. Certo è che dopo la scarpinata che deve fare per andare su, si ritrova in una comunità, in una collettività che
in parte comunque giustifica la sua avversione a questo nuovo impiego. È senza elettricità, senza riscaldamento in un posto dove le finestre, cioè dove tira un vento della Madonna, alta montagna, freddo becco, e in più a coprire non ci sono le finestre, non ci sono vetri, ma c'è carta cerata. Per accenderti un fuocherello e farti un tè bollente devi usare la cacca dello yak essiccata che ti devi andare pure a raccogliere. Insomma, è una vita molto diversa da quella da cui lui è abituato. E il film, diciamo, ci racconta questa ascesa lunare, questo allontanarsi dalla vita consueta per il protagonista attraverso il fatto che lui tenga sempre le cuffie con la musica perché si è attaccato al cellulare, questo giovane un po' svogliato, anche un po' stereotipato, e poi pian piano il lettore MP3 non funziona più e quindi, volendo o nolente, si deve togliere le cuffie, ascoltare i rumori della natura ed entrare in contatto con gli abitanti di Lunana, che sono questa popolazione che ovviamente fa una vita molto dura e molto a contatto con la natura. E viene ritratta un po' come la classica e anche qui un po' stereotipata popolazione autentica che conosce i veri valori della vita, che sono la comunità, lo stare insieme, e a Lunana piena di gente che ama cantare. Insomma, lui arriva qui svogliatissimo, gli verrebbe voglia di tornare subito giù. Però si lascia intrigare dalla comunità locale di bambini che aspetta la venuta del maestro come di un'assoluta autorità. Si fanno 2 ore a piedi per andarlo ad accogliere un po' più in basso rispetto a dove sia il villaggio, lo osservano come se fosse una celebrità e stanno attentissimi in classe. Ecco, poi parliamo della classe. Stiamo parlando comunque di una scuola che è a malapena un edificio con qualche banco molto povero, non c'è neanche una lavagna, anzi i ragazzini non sanno neanche cosa sia una lavagna, e manca la carta, che è un bene molto prezioso in questa comunità perché appunto è difficile far arrivare qualsiasi tipo di merce a Lunana, e manca tutto, insomma bisogna molto ingegnarsi. Tra l'altro lui è andato su un po' così, senza né arte né parte, gli dicono, ah, bravi, guarda, c'è del materiale nella valigia del precedente maestro. Insomma, non è il posto più ambito del Bhutan e si capisce che per gli abitanti c'è anche lo sforzo di farlo sentire il più possibile a casa perché tenere un maestro all'interno della comunità non è così automatico e così scontato. Lunana è una storia che di fatto è già scritta per chi ha visto un po' di questo genere di film, che racconta da una parte il scoprirsi in una comunità diversa e scoprire un lato differente di sé, e poi ovviamente è un racconto della vera Lunana, perché il film è stato girato lì tra notevoli difficoltà, perché Lunana esiste, è veramente così sperduta, è veramente senza corrente elettrica. Capite che girare un film, tra l'altro di una discreta qualità tecnica, in un posto così impervio richieda una bella pianificazione e oggettive difficoltà. Il film mescola attori bhutanesi con una certa esperienza, con persone che vivono a Lunana, che non avevano mai visto una telecamera, che si sono assolutamente prestate a quest'opera con un grande livello di amatorialità, ma anche di candore. E effettivamente è anche difficile capire chi sia un attore e chi no. Funziona tutto abbastanza bene. Cosa dire di questo film? Sicuramente è un film scaldacuore, che consiglierei alle mamme, a quelle persone che vogliono andare al cinema e vedere, non so, paesaggi meravigliosi, perché comunque immaginatevi questa ballata stupenda in alta montagna con gli yak, queste popolazioni tipiche, un po' National Geographic, un po' GeoGeo, ma con anche una storia di una persona, dico anche mamme per la storia di questo giovinastro sempre attaccato ai cellulari, che pensa solo a se stesso e insomma, risponde un po' così alla nonna che si trova in questa comunità, riflette sul suo percorso, sulla sua vita, a legare con i valori autentici della natura, delle persone, bla 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 bla. Quindi, secondo me, in quel tipo di generazioni può trovare un gancio. Però è comunque un film interessante, con una storia scaldacuore, un po' per lui che si è un po' perso, diciamo, a Lunana, entra in contatto con una versione diversa di sé e lo porta a farsi delle domande. Un po' perché comunque c'è tutto il racconto di questi bambini di Lunana, a cui è stato detto che letteralmente gli insegnanti sono persone onorevoli perché toccano il futuro, dagli torto, dato che
cioè il loro destino millenario che grava sopra le loro spalle è quello di diventare pastori di yak, e anche il più piccolo insegnamento può deviare leggermente la loro strada. Allora, innanzitutto è un film d'esordio, e quindi a un film d'esordio uno già perdona certi stereotipi, certi manierismi, certe cose prevedibili. Di fatto la storia è un po' scritta, nel senso che tu sai che lui sarà costretto ad andare in questa scuola, e ovviamente, essendo già dal primo contatto tra modernità svogliata e vita in autentico rapporto, in bilanciamento con la natura, capisci un po' il film quale versione della vita ponga come vera e autentica. Certo, poi lascia per strada molte cose interessanti. Prima tra tutte il riscaldamento globale, nel senso che a un certo punto uno gli dice: ah, guarda, qui una volta era tutta neve, lui dice: ah, sarà riscaldamento globale. E quello lo guarda interrogandosi un po', perché appunto Lunan è talmente isolato che, cioè, non è che ci sia tutto questo discorso ambientalista. Però sarebbe stato interessante magari insistere su questa cosa, in un posto così lontano dall'inquinamento, dalla contaminazione, dal logorio della vita moderna, si direbbe, vedere che poi gli effetti del riscaldamento climatico si toccano così con mano. Però uno può dire, non è il punto di questo film. Il punto di questo film, ahimè, è che si va a scontrare con una lunghissima serie di film storici che affrontano le difficoltà dell'insegnamento e il valore assoluto che assume l'insegnamento e la scuola in posti proprio impervi del mondo. Ma anche nella tradizione del cinema italiano ci sono questo tipo di film. Per me, su Lunana alberga l'ombra del dubbio, e mi è venuta proprio in questo paragone che secondo me non si può sfuggire con il film che parla delle stesse cose di fondo, ma che è il suo opposto, cioè Non uno di meno. Non uno di meno parlava appunto di questo tentativo di mantenere una classe di bambini, di ragazzi che studiano in un contesto asiatico in cui, insomma, lì si tenta di mandare in sposa, mandarle a lavorare il prima possibile, e in cui appunto bisogna lottare con le unghie per i denti per tenere i bambini in classe, per consentirgli di continuare a studiare. Lunana invece cioè, di fatto racconta la stessa cosa, ma dove tutto il villaggio vuole a tutti i costi mantenere il maestro per tentare di dare a tutti i bambini del villaggio, ma anche a quelli che vivono nelle capanne più sperdute intorno a Lunana, la possibilità di istruzione. E questo è assolutamente positivo, e non è questo a suonare falso. Il film insiste molto sul fatto che anche il provveditorato caccia sto ragazzo su a Lunana, perché persino i bambini sperduti di Lunana devono avere un'istruzione. Proprio dà una connotazione positiva a questo fatto, che potrebbe anche essere. Però poi, quando lui arriva sul cucuzzo della montagnetta, e la scuola è quella che è, cioè non c'è una lavagna e non ci sono libri per studiare se non quelli che hanno portato i maestri prima, e non c'è la carta, e lui se la deve far mandare su, lì il film cioè si scontra con un problema che a parole il sistema Bhutan vuole fare questa cosa, ma nei fatti la scuoletta in cima alla montagnetta è assolutamente abbandonata a se stessa, o alla mercé della buona volontà dell'insegnante di turno che viene sparato lì. Però un film che parte da quel presupposto, viene mandato una persona svogliata lassù e si trova questa situazione tutta incentrata di guarda come comunque ci arrabattiamo e i bambini hanno tanta voglia di imparare, grazie al re del Bhutan che ci fa studiare. Quando poi la mancanza di una struttura, di qualcosa fatto a livello del resto delle scuole Bhutan, è data anche dalla mancanza di materiale e tutto, non so, forse mi sto soffermando tanto su questo dettaglio, ma pensando non uno di meno, penso proprio che il film fallisca nel non dico proprio sottolineare, denunciare questa cosa, però c'è dentro una contraddizione che rimane un po' lì sospesa. E considerando questa cosa, ho trovato un po' sospetti tutti quei passaggi sul caro re del Bhutan che consente l'istruzione a tutti. Così come poi di fatto c'è proprio questo. Ad alcuni è piaciuto molto, a me avrei preferito un po' una nuance più calibrata dello stacco tra le due tipologie di vita. Cioè, è tanto calcato il fatto che il protagonista all'inizio sia proprio un po' uno stronzetto supponente, che anche di fronte, non so, a rituali che non comprende, a tradizioni che non sente come proprie, apposta che dire cortesemente: no, guardate,
Per me no, grazie. O non so, far capire il suo scontento senza farlo pesare agli altri, sia proprio una persona inquadrata in maniera negativa, mentre gli abitanti di Lunana non gliela fanno mai pesare, sono sempre comprensivi, non hanno mai un moto di stizza. Poi è molto bello il discorso che viene inserito alla fine, quando lui parla con il capovillaggio e lui si sente più pastore di yak, invece il capovillaggio dice no, tu sei lo yak perduto, come a dire che lui deve ancora inquadrare il suo percorso, cosa che poi a fronte finale, di cui non vi racconterò, è chiaro che, cioè, forse finale è la cosa che in quel senso mi è piaciuta di più, perché rispetto al resto del film ha un po' più la cattiveria di dire, beh, ma in fondo stare a Lunana, per quanto ti possa colpire il cuore, è proprio impegnativo, è proprio qualcosa che forse solo se sei nato a Lunana riesci a sostenere a lungo. Quindi tutto sommato si meritava questa nomination agli Oscar. Guardate, nell'elenco del long list da cui sono stati tirati fuori 5 film candidati a miglior film straniero, ce n'erano indubbiamente dei migliori. Cioè, non esiste neanche un paragone tra Lunana, che comunque è un esordio fatto comunque con dei mezzi ristretti, e un Asghar Farhadi, un eroe. Asghar Farhadi è uno dei migliori film dell'anno, e ve lo dice una che non ama particolarmente Asghar Farhadi. Cioè, ma proprio il confronto non esiste, siamo su un altro livello di cinema. È come vedere la squadra della Pro Loco che gioca all'oratorio e vedere una squadra di manco di Serie A, di Bundesliga. Mamma mia, quando mi lancio con queste metafore sportive. A fronte del fatto che si tenta un po' di diversificare e insomma di avere un po' più cose insieme, il cinema europeo più giovane con Joachim Trier, e la tradizione, quelli che sono già belli svezzati, cose un po' più strane, cose che provengono dall'Oriente, ci sta che un posticino ce l'abbia questo film. Poi voglio dire, sicuramente c'erano film più belli. Per dire, vi ho parlato di scompartimento numero 6, che è incontestabilmente più bello di questo film. Se proprio non vogliamo andare a prendere Farhadi, che uno dice, beh, ha già vinto due Oscar nella stessa categoria, può saltare un anno, no? Cioè, è chiaro che Il principio non è qualitativo, se no la cinquina sarebbe assai diversa, ma in particolare in questa categoria è molto anche rappresentativo, cioè mettere insieme un po' di cose e far felice un po' tutti. In un'annata in cui c'è un film, filmetto, filmettino, non proprio sto film strepitoso dal punto di vista tecnico e narrativo, che tra l'altro è pure un remake di un altro film tremendo come Coda, candidato a miglior film, che rischia pure vincere miglior Oscar, cioè Oscar miglior film, ma vuoi che il povero Lunana non possa stare in quella categoria lì? Poi è un film che ha il grande merito di indovinare la faccia di questa bambina stupenda, brava a recitare, con questi occhi grandi così, in questo anno di grandi bambini bellissimi, patatosissimi, carinissimi, negli Oscar. Ma viva Dio, ci sta questa nomination. Ci troviamo prestissimo per parlare di altri film degli Oscar, e vi auguro buona visione nel caso riuscirete a vedere questo piccolo ma comunque interessante film bhutanese. A presto!